Signore, ti siamo grati e riconoscenti perché in questa mattina possiamo venire dinanzi a te e espandere tutto il nostro cuore nella tua presenza. Ti ringraziamo perché sentiamo già che tu sei in mezzo a noi, ti ringraziamo perché la tua parola l'afferma, ma ti ringraziamo perché per fede noi sappiamo che tu stamane ancora una volta consolerai i nostri cuori. Guidaci per lo Spirito tuo e manifesta la tua grazia in ciascuno di noi, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Cantico 60. Rivolgerci alla parola di Dio e leggere nell'Epistola ai Romani, capitolo 8, un capitolo conosciutissimo, ma la parola di Dio è come il pane, non ci stanchiamo mai di mangiarlo. Gloria a Dio. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Poiché quel che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, Dio ha mandato il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. Perciò, perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché tutto ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio,
perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Or voi non siete nella carne, ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. E se Cristo in voi, ben è il corpo morto a cagione del peccato, ma lo spirito è vita a cagione della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne, per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che noi siamo figliuoli di Dio e se siamo figliuoli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Benedica il Signore la lettura della sua parola ai cuori nostri. Inno 385. Con tutto il cuore.
volgerci alla parola di Dio. Salmo 18, i primi tre versi. Io t'amo, o Eterno, mia forza, l'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto. Io invocai l'Eterno che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Il sottotitolo del salmo che voi avrete letto è un salmo di Davide, dice di Davide servo dell'Eterno, il quale rivolse all'Eterno le parole di questo cantico quando l'Eterno l'ebbe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. È un inno di gratitudine e di liberazione. Ora Davide aveva dovuto combattere molto per avere liberazione. Ma la differenza fra noi e Davide è molto diversa, gloria sia al nome del Signore, perché noi non abbiamo dovuto combattere per avere la liberazione, qualcuno ha combattuto per noi e ha vinto. Gesù, il figlio di Davide sì, ma il divino Salvatore, ha compiuto quest'opera gloriosa e noi da un momento all'altro ci siamo sentiti liberati, perché Dio ha compiuto un miracolo nella nostra vita. È importante, prima di tutto, che noi affermiamo un fatto. Gesù è Dio, benedetto in eterno. E poiché Egli è Dio, questo salmo si riferisce a colui che è Dio. La Beata Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che operano a favore di quelli che invocano il Signore. E qui notiamo, prima di tutto, che questo Dio di cui Davide parla non è un Dio lontano, non è un Dio del popolo, come ce l'avevano le altre deità, è un Dio personale. Io t'amo, o Eterno, mia forza, e poi dirà mio Dio, lo vedremo fra poco. Il rapporto fra Davide e il Signore è un rapporto di intimità, è un rapporto personale, è un rapporto individuale. Il rapporto con Dio non è legato alle forme religiose, il rapporto con Dio è legato al nostro rapporto intimo con Lui. Ed è meraviglioso tutto questo, perché questo non fa altro che darci il senso profondo della nostra grazia, la grazia che Dio ci ha dato in Cristo. Ora, prima di tutto notiamo che c'è una rivelazione di quello che Dio è, la sua natura. Chi può conoscere Dio? Come una formica non potrà mai comprendere la natura umana, così noi molto più piccoli di una formica non potremo mai comprendere la natura immensa, eterna, gloriosa di Dio. Tant'è vero che gli uomini per questa ragione sono rimasti così assenti. Per alcuni Dio è un essere lontano che non ha assolutamente nulla a che fare con gli uomini. Per altri Dio è un vendicatore, è una deità che colpisce inesorabilmente. Ma poi è venuto Gesù, gloria sia al nome del Signore, è venuto Gesù e ci ha detto no, Dio non è quell'essere inesorabile che ti colpisce quando sbagli. Perché se Dio dovesse colpire gli uomini quando sbagliano, non ci sarebbe più neanche la nostra polvere. Dio è amore.
E la parola amore è una parola immensa, utilizzata male nel mondo. Si parla d'amore anche quando amore non è, ma l'amore di Dio supera ogni conoscenza umana, supera ogni interpretazione umana. Non riusciremo mai a spiegarlo, ma l'amore di Dio possiamo gustarlo. Ci sono milioni di cose nel mondo che noi non riusciamo a comprendere. Tante cose non capisco e non voglio capirle. Però nonostante che non le capisco, le utilizzo per quanto mi è possibile. L'amore di Dio non può essere spiegato. È immenso. È qualcosa che va al di là della comprensione umana, ma noi possiamo goderne. Dio è amore. Godiamo la sua presenza. Lasciamo che il suo amore inondi i nostri cuori. E allora scopriremo tutta la benignità di Dio in nostro favore. Quindi questa natura di Dio che non può essere spiegata è spiegata praticamente in questo salmo e ci sono alcuni aspetti, sono 9 se volete contarli. Prima di tutto dice ti amo eterno mia forza, cioè mia energia. Ci sono momenti nella nostra vita quando sembra che le forze vengono meno, vero? Cambiamento delle stagioni, le malattie, le debolezze, l'età avanzata, tante cose. Sembra che non riusciamo ad andare avanti. Ma Dio è la nostra energia. Tu lo invochi, lui ti risponde e ti dà la forza quando tu pensi di non averne più. Perché il Signore disse a Paolo, la mia forza si adempie in debolezza. Se ti senti debole stamani, invoca il Signore e riceverai forza. L'abbiamo provato tutti, vero? Non solo. Mia rocca. Che cos'era questa rocca? Era un rifugio dove poter andare e nessuno poteva arrivarci. Cioè, tu Signore sei il mio rifugio, io mi rifugio in te, nei travagli della vita, nei rumori del mondo, possiamo trovare un rifugio dolce, quieto, sereno, sicuro in Dio. Come? Facile. Tu preghi. E lui ti risponde. Inizi un rapporto con lui di intimità, gli parli, e il semplice fatto che tu gli parli inizia un dialogo silenzioso fra lui e te. Come risponde Dio? Prima di tutto risponde dandoci serenità nel cuore. Quando tu preghi, puoi avere la paura più grande, preghi e le paure scompaiono. Puoi avere i terrori peggiori, preghi e se preghi con fede, immediatamente ritrovi l'equilibrio e la serenità, perché Dio è il tuo rifugio. La mia fortezza, Signore, tu sei la mia protezione. C'è gente che ha paura di questo, paura di quello, paura di quell'altro. Dio è la nostra fortezza. Cioè, lui ci mette al sicuro. Tra noi e il male, tra noi e l'avversario, tra noi e le sofferenze, tra noi e i problemi c'è il Signore. C'è il Signore. E tu puoi stare sereno perché
tutto quello che gli altri dicono che ti capiterà non avverrà perché il Signore è la tua fortezza. Debba andare avanti. Il mio liberatore è lui che ci ha liberato. Ti senti libero stamattina? Ti senti libero? Fratello, ma io sono tanto tentato. Sì, ma la tentazione non vuol dire che è vittoria dell'avversario. Liberazione. Liberazione dai nostri timori. Liberazione dalle nostre preoccupazioni. Liberazione perché non sappiamo quello che ci capiterà domani e neanche quale sarà il nostro futuro di dopodomani, se dobbiamo incontrare certe situazioni. Ma tu sei libero. Dio ti ha liberato. Israele era schiavo in Egitto. Te lo ricordi quando stavi in Egitto anche tu? Quando eri schiavo del peccato e del male. Poi è venuto il Signore. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato e ci ha dato liberazione. C'è stato un esodo, un'uscita. E abbiamo cominciato a camminare con Gesù. Stiamo camminando ancora? Non abbiamo ancora raggiunto la meta, ma stiamo camminando. E da qui alla meta forse c'è il deserto. Ma in mezzo a questo deserto Israele incontrò Dio mediante la sua parola. Al Sinai Dio manifestò le sue leggi. E mediante quelle leggi Israele camminò e camminò. E camminò vittorioso. Pensate, ogni giorno scendeva dal cielo la mannà. Cioè dice che cos'è? Non ti chiedere che cos'è, è il cibo che Dio manda dal cielo giorno per giorno. Ogni giorno Dio ha messo a disposizione tua l'acqua della vita. A un certo punto sembrava che quest'acqua fosse finita, ma dalla roccia scaturì l'acqua della vita. Da Gesù scaturisce l'acqua di vita eterna. E questa roccia che s'aperse a Horeb, lì ad un certo punto diventò come un fiume. Nel deserto. L'avete visto mai il deserto? Sì. Miracolosamente questo fiume accompagnò Israele attraverso tutto il suo viaggio fino alla terra promessa. Perché temere? Dio è il nostro liberatore. Gli avversari non vincono. Poi dice, tu sei il mio Dio. E qui è importante, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli avrà cura di te. È Dio. Non è la tua capacità, non è la mia capacità, non è la tua intelligenza, non è la mia intelligenza, è Dio. L'intervento del Signore nella nostra vita. Pensa alla vita di ieri. Ancora prima che noi conoscessimo l'Evangelo, come Dio ha appianato le cose e ha preparato tutto perché noi potessimo giungere a riconoscerlo quale il nostro Signore a cui dobbiamo onore, lode e gloria. Io vado avanti perché il tempo, se no, qui sarebbe per ognuno di questi nomi, si potrebbero scrivere libri. Sei la mia rupe, sei il mio sasso, no. Sei la mia roccia. Sei il mio fondamento.
La nostra vita non è fondata sulla sabbia, l'abbiamo cantato, è fondata sulla rocca eterna, Gesù, che non viene mai meno. Dio ci ha detto chiaramente che non è che possiamo evitare le tempeste, non possiamo evitare la pioggia, non possiamo evitare il vento, però se siamo fondati sulla roccia, la nostra casa rimane salda. Attento perché le acque cresceranno, inonderanno la terra e allora ci sarà questo mare che cresce, non sapremo più dove andare. Poi la luna perderà la luce, il sole perderà la luce, lo sappiamo, lo dice la Bibbia. Ma noi non ci interessa nulla. La nostra fede non è fondata sulle circostanze del mondo che ci circonda, la nostra fede è fondata sulla roccia. Ancora. Il mio scudo. A che serviva lo scudo? C'era l'armatura. C'era anche l'elmo. A che serviva lo scudo? Lo scudo serviva a coprire le parti scoperte. Quali erano? La vista, una parte della fronte. Serviva a evitare che il soldato fosse colpito dove era scoperto. Qual è la parte debole della nostra vita? È la stessa parte che colpì la prima donna, vedendo che il frutto era bello, gli occhi, la concupiscenza degli occhi. Talché alcuni addirittura nel passato hanno tentato di risolvere questo accecandosi. Se io mi acceco, non desidero più perché non vedo, ma povero a te. C'è una visione mentale che va oltre gli occhi che vedono le cose che ci circondano. Questa mente che è il campo di battaglia della nostra vita. I nostri pensieri. Vagano i nostri pensieri o vagano solo a me? Questi pensieri che ci opprimono, che ci illudono, che cercano di sedurci. Abbiamo bisogno dello scudo della fede per difenderci dai dardi infuocati del maligno. Poi, mio potente Salvatore, se guardate la nota sotto, l'originale ebraico dice il corno della mia salvezza, cioè è la potenza, è una forma ebraica che dà l'idea appunto della salvezza, che è potenza. Dio è la potenza messa a nostra disposizione. Io non vi lascerò orfani. Io manderò un altro consolatore che sarà con voi in perpetuo, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo vedete, lo conoscete. Lo conosci? Dio non ci ha dato lo Spirito Santo perché così siamo allegri, Dio se l'ha dato per la gioia che ci dà, ma la presenza dello Spirito Santo è potenza per ritenere la salvezza che Dio ci ha dato. Giorno per giorno siamo colpiti dal mondo che ci circonda, ma siamo più che vincitori in Cristo che ha vinto, perché lo Spirito di Dio che è in noi reagisce positivamente e fa sì che noi
non siamo schiavi, non siamo imprigionati, ma siamo liberi e vincitori. E infine, il mio alto ricetto, o come dice un'altra versione, la mia alta torre. Cioè, Signore, tu sei colui che mi eleva. Non so se voi avete visto nelle campagne antiche intorno a Roma, ci abbiamo tanti posti, torre così, torre colì, torre colà, perché era il luogo dove al tempo antico, avendo queste grandi proprietà, c'erano delle persone che dall'alto potevano vedere tutto quanto il territorio e così difendersi. Dio ci eleva, ci ha elevato, al punto che noi possiamo vedere quello che gli altri non vedono, possiamo capire quello che gli altri non capiscono. Oh, non diventiamo superbi per questo. È Dio che nella sua grande misericordia ci dà una visione diversa. Vedere quello che succede nel mondo, ma alzare lo sguardo e levare lo sguardo in alto per vedere quello che Dio ha preparato per quelli che l'amano. Ma il passo non termina qui. Una parte del verso 1 e una parte del verso 3 ci parla dei nostri privilegi di appartenere a Dio. Prima di tutto, il privilegio di amarlo. Ora, a me piace tanto Diodati, voi lo sapete, e Diodati dice: «O Signore, io ti amerò affettuosamente». E ritornando al testo originale, mi sembra che sia molto più forte, non solo «O Eterno, io t'amo», ma «Io ti amerò affettuosamente». Cioè, il mio amore sarà un amore profondo, reale, un amore che è al di sopra di tutti quanti gli affetti. Ed è un privilegio questo, no? Noi amiamo i nostri cari, amiamo la nostra famiglia, amiamo i nostri congiunti, amiamo i nostri figli. Addirittura dice Gesù che dobbiamo amare perfino i nemici. Ma il privilegio d'amare Dio è qualcosa di più alto. O se il mondo amasse Dio, quanto di questo mondo sarebbe liberato dalle brutture che noi incontriamo tutti i giorni? Ed è un privilegio amare Dio. E siccome conosciamo il Signore, continueremo a conoscerlo ancora. L'amore. È un amore così profondo che nel tempo acquista, lo dicevo ieri mattina, un matrimonio, acquista un significato molto più delicato, molto più profondo, un amore che non è passione, un amore che non è legato a interessi umani, un amore che è disinteressato, perché è l'amore di Dio sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo. Poi il nostro privilegio non solo d'amare Dio, ma di invocarlo. Io, verso 3, invocai l'Eterno, che è degno, dice la versione di Diodati, di sovrana lode. È bello. Privilegio di invocarlo. Gli altri lo sanno? No. Tu ed io abbiamo imparato ad invocare il Signore. Il dono della preghiera, Il dono della preghiera. Quando preghiamo? Fratello, io prego la mattina prima di uscire, poi prego a pranzo, poi prego a cena, poi prego quando vado a letto. No, la preghiera è qualcosa di più. Invocami. Ma io l'invoco, dici invocami nel giorno della distretta. No, invocavo sempre, da letto a me. Perché se tu l'invochi,
lui ti dà liberazione. Il privilegio di lodarlo. Io invocai l'Eterno che è degno d'ogni lode, che è degno di sovrana lode, cioè che è degno di una lode che è al di sopra di tutte le altre lodi. Io non so come vi sentite quando la gente è onorata, è lodata. In questo mondo c'è tanta gente che si aspetta che se tu non la lodi si offende. Poveretti, noi lodiamo soltanto il Signore. Non lodate neanche i suoi servitori. Se c'è qualcosa di buono che viene da Dio, ringraziate il Signore e pregate per i servitori di Dio. La lode riguarda solo Lui, che è il Signore sovrano d'ogni età. E noi lo lodiamo poco. Che ha fatto il Signore per te ieri? L'ha fatto qualcosa? Eh? Siamo così avari da lodare Dio. Lodiamolo. Che non è solo dire gloria a Gesù, è lodarlo ringraziandolo per tutte le opere sue che noi vediamo giorno per giorno. Fui salvato dai miei nemici. Il privilegio della salvezza è un privilegio di niente. Dio ci ha salvato. E questa salvezza è un nome così breve ma così grande, nella quale sono connesse tutte quante le cose particolari della nostra vita dal momento che accettiamo Gesù fino al momento che Lui ci chiama o al momento che Lui ritorna. Tutte le cose buone, tutte le cose sante, tutte le cose preziose. Non era quel verso là, è un'altra cosa. Queste sono le cose di buona fama che noi dobbiamo pensare. Tutte queste cose sono parte dell'esperienza della salvezza in Cristo. È un privilegio. Tu sei salvato. E infine il privilegio di essere vittoriosi. E fui salvato dai miei nemici. Qualche volta, per la nostra debolezza, qualche battaglia la perdiamo, ma non abbiamo perduto la guerra. La guerra l'abbiamo vinta perché Gesù l'ha vinta. Le nostre debolezze talvolta ci legano e perdiamo forza, ma noi sappiamo che Gesù è il vincitore e poiché io ho vinto, voi vincerete. La nostra vittoria è nel Signore. Lui ha vinto. Non temere. E se sei venuto un po' meno, chiedi l'aiuto. E scoprirai che Egli ti dà la certezza della vittoria, perché Egli ha concesso ai Suoi quello che la Scrittura chiama la finale perseveranza. Per alcuni di noi sono passati, è passata una vita con Gesù, eh? Bella. Non ci poteva essere una vita più bella che quella con Gesù. Questa vita con Gesù non è stato il risultato della nostra forza, ma della sua forza. Rileggetevi i primi tre versi, forse tutto il Salmo. Del resto, se Dio vuole, lo permette, ne parleremo ancora. È Lui che ci ha preso e ci ha afferrato e ci ha liberato dalle nostre difficoltà. Ha messo i nostri piedi sulla roccia e ci ha dato un cantico nuovo alla sua gloria. Ringraziamolo perché Egli è il nostro Signore. Ringraziamo il Signore. Aure, grande,
ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con noi e con tutto il suo popolo.